Ciao a tutti! Oggi prepareremo il riso con patate e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, zucchine, patate, carote, cipolla, aglio, dado vegetale, prezzemolo, pomodorini, sale, pepe, parmigiano grattugiato, olio evo e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le carote e la cipolla e l'aglio senza anima. Ed azionare il bimby per 7 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 5 minuti. 120 gradi. Velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le patate e 300 g di acqua calda. Ed azionare il bimby per 15 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungere i pomodorini. Le zucchine. Il pepe. Il sale. Il dado vegetale, e il resto dell'acqua calda. E cuocere per 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso, amalgamare con la spatola, ed azionare il bimby per 15 minuti, 100 gradi. Antiorario, velocità soft. Aggiungere il parmigiano grattugiato, il prezzemolo, amalgamare con la spatola, ed azionare il bimby per 2 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il riso è pronto, impiattare e servire. Riso con patate e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta.